Ciao a tutti amici, come promesso vi avevo detto in un video che vi facevo vedere la placca della SIAP presa alle Leroy Merlin e vi faccio vedere come viene applicata. È semplice, ma ve lo faccio vedere. La placca è questa e adesso andremo a montarla. Quello che troveremo nella confezione sarà questo, che sarà la placchettina di fondo, le viti e la placca finale. Allora, questa è una placca nuova, una cassetta murata nuova, quindi adesso monteremo, perché riaccendo, come vedete, sta gocciolando quel galleggiante lì. Quel galleggiante lì, goccia goccia goccia, si riempie l'acqua, va nel troppo pieno e vi scende dal water. Per fortuna che la cassetta è nuova, appena montata, comprata a Leroy Merlin. Va bene, allora chiudiamo l'acqua. Estraete alzando questo. Qui dovrei passarci. Questa è batteria, perché viene chiamata batteria. Ecco, l'ho persa dentro. Sì, proprio. Questa è la batteria. Sto andando a prendere quel di là, spero di arrivarci. Che culo. Una. E l'altra, due, che chiudo, galleggiante, siamo fortunati perché è bassa, ragazzi, è bassa. Abbiamo il galleggiante. Apro un po' l'acqua, magari nel fare lavori ho chiesa un po' di terra. Verifichiamo che dentro non ci sia niente. Perfetto. E quindi adesso la rimontiamo. Questa è la vite per regolare l'altezza dell'acqua. Riesco a far vedere l'anello mentre lo avvito perché è proprio messo là dietro, che è quello là dietro. Tiratelo a mano. Poi riprendiamo la sua,
batteria. Adesso prima di andiamo ad agganciare una, non si aggancia, agganciate questa, una e l'altra, due, centriamo il foro, allora questa deve andare al contrario, se riesco a farla girare. Senza romperla, faccio prima a ristaccarla. Questo lato qua, che di qua non c'è, va a destra perché c'è anche una sede. Una. Ok, ok. Mission compute. Riprendiamo il nostro ferma la UR, questo va dentro là, così, questo ho sbagliato, questo va al contrario, così, questo va qui. Ok, poi prendiamo questi che dovrete centrare i buchi. Questi dovete farli andare dentro quei due lì. Una. Due, poi infilate sopra, agganciate, chiudete questi, riaprite l'acqua. Adesso prima di chiuderla aspetto che si riempie per vedere ancora se gocciola là. No, è arrivato, là non perde più, prima faceva una gocciolina, adesso non la fa più, quindi mantiamo il resto. All'interno troverete questa, che sarà quella che andrà messa qua, con queste due. Allora, loro queste ve le danno che sono lunghe così, sono già presegnate, dovete solo tagliarle nei punti dove vi serve. Io l'ho tagliate praticamente quello che mi serve, altrimenti sarei finito nel bagno dall'altra parte. Potrei ancora accorciarle, ma siccome che non danno fastidio, non vanno a toccare nulla dietro, le lasciamo stare così. Ok, stesso identica cosa sono questi, ve li danno lunghi così, da tagliare non avrebbe senso, fate una misura, una volta che fa qualche giro
è più che sufficiente. Adesso andremo a guardare la misura. Loro dicono di stare 2,5 cm. Noi non lo misuriamo perché io vi faccio vedere una cosa. Allora, questa è la placca. Ok, la scritta va qua, quindi questa è per la piscettina e questa è per la roba grossa. Quindi qua sotto avrete questi due ganci che andranno a spingere qua sotto, mentre qua sopra poi si aggancerà con questo. Voi dovete solo alzarla appena appena e metterla dentro. Quello che voglio dirvi io è questo. Vedete questo gioco? Questo gioco qua, se non c'è, è meglio. Ci deve essere proprio una cosa leggera. E quindi staccheremo, torneremo indietro di qualche giro. Loro dicono 2,5 cm, ma questi sono già, anzi prendo un metro, sono curioso di vedere cosa scrivono. Qua sono già 3,5 io, non 2,5. Questo è perfetto, questo è ancora mezzo giro, io lo facciamo 2, quindi non so perché scrivono 2,5, che alla fine delle finite sarebbero 3,5. Perfetto, questo giochino qua è quello perfetto. Dopodiché tirate l'acqua 2-3 volte e andrete a verificare che non perda nulla. Ragazzi, anche la placchettina, vi ho fatto vedere l'interno di come è fatta la cassetta della Siamp presa a Van Berlen. Avete visto come è fatta dentro, come si smonta, come si rimonta. La cosa è semplice, se vi può essere d'aiuto iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!